Eccellenza, cosa significa costituire un'unità pastorale come questa? L'unità pastorale è l'inizio di un cammino che è stato preparato. Uno degli aspetti belli di quello che sta vivendo la nostra diocesi è proprio quella preparazione a forme di collaborazione che poi appunto trovano il loro momento ufficiale nell'istituzione. Qui in Valle le parrocchie di Villadonia, di Ionia, di Nasolino hanno già camminato insieme in tante forme di collaborazione su fronti diversi. In questo momento quindi l'istituzione è l'invocazione della benedizione del Signore sul cammino compiuto e appunto l'avvio di un cammino ormai consolidato e, come si suol dire, istituzionalizzato. La bontà di questa esperienza consiste nel fatto che appunto a fronte di quelle che vengono chiamate le nuove sfide anche per le comunità cristiane, la risposta di una unità, di una fraternità maggiore, di una condivisione di ciò che ci è più caro, io credo che sia quella più adatta appunto ai compiti che in questo momento la Chiesa è chiamata ad assolvere. E qual è il suo augurio? L'augurio è che anche attraverso queste forme la vita delle comunità cristiane della Valle si rigeneri. Noi abbiamo un grande dono, che è quello della tradizione. Una tradizione che non è soltanto conservazione esteriore del passato, ma è veramente affetto nei confronti di un'esperienza che non è andata perduta. Il mio augurio è che non si guardi soltanto indietro alla tradizione, ma si guardi anche avanti a ciò che la Chiesa e i discepoli del Signore sono chiamati in tempi diversi a proporre, ed è il Vangelo proposto appunto a tutti gli uomini. Don Riccardo, questo momento è importante per le vostre comunità? Ma sicuramente è un momento significativo, senza enfatizzare troppo, però ufficializzare il fatto che queste tre comunità di Villa, di Ionia e Nasolino d'ora in avanti sono chiamate come Chiesa, come comunità a camminare insieme e non lasciandolo solo alle singole volontà dei più generosi, penso sia un cambiamento significativo di quella necessaria revisione che bisogna fare in questi nostri tempi anche nel cammino di Chiesa.